Dal 23 al 26 agosto Capestrano e la Valle del Tirino faranno da magnifico scenario alla seconda edizione di Strano Film Festival, il primo festival internazionale di cinema dedicato alla terra, a chi la lavora e a chi la vive. 29 sono i cortometraggi selezionati tra i 1200 arrivati all'attenzione degli organizzatori e rappresentano ben 16 nazioni diverse. Le proiezioni si svolgeranno nel cortile medievale del Castello Piccolomini e la chiesa di San Pietro ad Oratorium, ad ingresso completamente gratuito, così come gli incontri con i registi e i membri della giuria internazionale e le tante attività collaterali che arricchiranno il festival. Con lo Strano Film Festival, ha sottolineato il direttore artistico Gianluca Fratantonio, si celebrano i protagonisti della terra, gli agricoltori, gli apicoltori, i pastori, gli allevatori, gli abitanti. È un festival senza pregiudizi e per tutti e che ci auguriamo, ha detto, possa essere amato tanto quanto noi amiamo queste terre. Allora, Strano Film Festival è un festival per la terra, che è anche un festival di cinema, è un festival pensato in un territorio che ha salvaguardato autenticità e tradizione, che è quella abruzzese, che sono secondo me due aspetti che tutta la contemporaneità cerca. E in più è un festival che vuole essere un festival che unisce mondi molto lontani, per cui l'esempio che faccio sempre è che, per esempio, il modo in cui si coltiva il riso in Lomellina è molto simile alla modalità in cui si coltiva il riso in Vietnam, così come ci sono delle similitudini tra il modo di coltivare la patata in Abruzzo e in Romania. Allora, l'idea è di avvicinare mondi che sembrano lontani e creare dei ponti che possano unire le persone invece di separarle. Ma non ci saranno solo i film, perché tra Capestrano e la Valle del Tirino ci saranno anche visite e degustazioni guidate nelle aziende, partite a bocce tra festivalieri e abitanti del luogo, pedalate naturalistiche lungo le sponde del fiume Tirino, per la seconda volta la passeggiata nelle steppe alla scoperta di una pianta rarissima, il Goniolimon Italicum, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale nell'ambito della manifestazione Parco in Fiore. E sempre con l'Ente Parco, ma nell'ambito di Good Morning Parco, è stata pensata la Stratirino, una pedalata naturalistica e culturale lungo le sponde del fiume. Verranno presentati anche i ritrovamenti archeologici fatti durante gli scavi della Terra del Guerriero, effettuati dall'Università di Chieti d'Annunzio con la professoressa Menozzi e la professoressa Antonelli. Il direttore artistico quest'anno, in collaborazione con l'architetto Andrea Rosicarelli, ha ideato anche un percorso tra le stradine e i vicoli di Capestrano per trasformare il borgo in un ambiente giocoso da cui guardare la terra in un nuovo modo originale. È nato così Innesti. Attraverso la scenografia e l'installazione ludico-artistica si è voluta porre l'attenzione su percezione e comunità, portando il paesaggio dentro al paese e viceversa. Due esempi fra tutti. Il Tirino in piazza, presso la piazzetta San Nicola, vede l'installazione di vaporizzatori che nebulizzano ogni mezz'ora l'acqua del Tirino. Accompagna l'esperienza l'acqua che scorre, il suono preregistrato nei pressi del fiume, che è molto importante per il paese di Capestrano. Ci sarà anche Elisabetta Massetti, scenografa che vive a New York.